Ci sarà anche un aretino alla Dakar Stefano Rossi. Il team Rossi 4x4 è infatti nuovamente in partenza per l'Africa Eco Race Monaco Dakar, la competizione automobilistica che dal 30 dicembre al 13 gennaio 2019 si terrà su un percorso estremo che gli appassionati dell'indimenticabile Parigi Dakar conoscono bene attraverso il Marocco, la Mauritania ed il Senegal. Stefano Rossi ha la sua seconda partecipazione, la prima lo scorso anno si era conclusa con un successo. Per fare questo sport io mi alleno tutto l'anno e devo mantenere lo stato di forma, soprattutto la resistenza alla fatica, perché le giornate sono lunghe, si guida 12, 14, anche 16 ore durante la giornata, qualche volta anche di più, non si mangia, non si dorme e bisogna essere abituati a non subire la fatica per poter essere lucidi per fare la scelta sempre giusta. Noi abbiamo questo importante team che ormai è da qualche anno che sta cercando di scalare la vetta. Stefano Rossi è un atleta che si impegna tutto l'anno e si sacrifica tutto l'anno per cercare di portare a casa il risultato. Quest'anno riparteciperà e speriamo che effettivamente porti in alto il nome di Arezzo, perché sarebbe un grande onore per tutti. Al fianco di Stefano Rossi ci sarà il trevigiano Alberto Marcon. Lui è non solo il preparatore della macchina, ma grande appassionato e nonché navigatore di rally, quindi esperienza ce l'ha, ha una grande passione, abbiamo una stima reciproca importante, quindi l'equipaggio anche questa volta va sulla fiducia e quindi siamo contenti ed affiatati, pronti per affrontare l'avventura, le sofferenze e le gioie che ci saranno. E infine in programma un brindisi d'augurio sabato 1 dicembre dalle 16 alle 19 in piazza Sant'Agostino ad Arezzo. Avere il supporto degli amici e dei propri compaesani è importante per lo sport, per me e per la manifestazione.